In questo video ti faccio vedere come si gira il volante. Ricordati che il volante va utilizzato sempre con la macchina in movimento. Sono rari i casi in cui siamo costretti a utilizzare il volante, a girare il volante con la macchina ferma. Prima di tutto dobbiamo avere una buona posizione di guida che ci permetta di raggiungere il volante. Se ad esempio siamo con lo schienale troppo indietro, così non va bene. Oppure una posizione sbagliatissima è tipo questa, ok? Quindi una posizione che ti permetta di arrivare ai pedali senza fatica e al volante senza avere le braccia troppo tese. Il volante si utilizza sempre con due mani, le mani alle 10:10 o al massimo alle 9:15. Il volante si utilizza con due mani, quindi per girarlo non devi fare Dez America e fa così. Ok? E ovviamente non devi mai prenderlo dall'interno. Si inizia sempre con due mani, quindi due mani in questa posizione, due mani che assieme girano il volante, così. Se questa quantità di volante ti basta per la curva, poi raddrizziamo facendo così. E hai visto che per gli piccoli spostamenti non hai mai bisogno di staccare le mani dal cambio, dal volante. Non dobbiamo neanche fare così. Perché? Perché se dobbiamo girare di più all'improvviso, ci ritroviamo incastrati con le braccia. Se dobbiamo girare di più, iniziamo sempre con due mani, così, e poi si sovrappone. Cosa vuol dire? La mano sotto si stacca, quella sopra continua a girare il volante, quella che si è staccata passa sopra, quindi tagliamo a metà il volante e passa sopra, in questo modo. Ok? Ovviamente non possiamo fermarci con le mani così, saremmo con le mani incrociate, con le braccia incrociate. Una volta che è arrivata sotto l'altra mano, si stacca, taglia sempre a metà il volante andando sopra sul punto più alto, non gli facciamo fare il giro del volante, da sotto sopra. E poi mettiamo le mani in posizione. Questo è il modo più veloce per girare il volante. Ok? Se ci ritroviamo a un certo punto con le mani incrociate, mentre facciamo la curva, la mano incrociata è sempre quella sotto, che stacchiamo e mettiamo in posizione e al massimo correggiamo anche l'altra. Così vedi che il volante si gira in modo continuo. Se noi facessimo così, ovviamente avremmo molte più difficoltà sia in curva che in manovra. Tutto chiaro? Ci vediamo, ciao! Ah, sei ripartito a registrare? Ok. Salve!